Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Matteo Salvini dice di aver preso le redini del Partito Comunista perché comunque la vicinanza agli operai, agli impiegati nelle periferie, all'agricoltura, al commercio, quello che prima era prerogativa del Partito Comunista, lo ha fatto e lo sta facendo. Lui quindi dice: sono naturalmente l'erede di Berlinguer, di quella politica che stava vicino al popolo. E qui si scatena il putiferio, anche se realmente Matteo Salvini ha assolutamente ragione, perché la sinistra non va più nelle piazze, la sinistra non va più nelle fabbriche, non va più a fare volantinaggio, non va nelle periferie, non incontra il popolo. Vi ricordate la casa del popolo che c'è in tutte le città, la casa del popolo, proprio perché quelle erano istituite per avvicinarsi al popolo, per essere con il popolo ed essere il popolo. Ma il Partito Comunista non esiste più, o perlomeno si è riformato un altro partito che si chiama Partito Comunista, che sta prendendo dei voti, ma si era fuso all'interno, che adesso sarebbe dentro il PD. Quindi capite che realmente il PC, Partito Comunista Italiano, vicino al popolo, non esiste più. È quello che faceva prima il Partito Comunista, lo sta facendo Matteo Salvini, che assolutamente non piace agli uomini di sinistra perché sono consapevoli che non stanno più facendo quello che faceva il PC, la vicinanza al popolo, sono chiusi nei palazzi e non escono. Ma vediamo le reazioni rabbiose degli esponenti di sinistra. Parliamo da Occhetto che dice: una cosa totalmente fuori dal mondo che mi viene da solo un'esclamazione di orrore. Lo dice Achille Occhetto, ultimo segretario del PC, commentando le parole di Salvini, che ha sottolineato come la Lega sia l'erede della politica portata avanti dalla sinistra di Berlinguer. Dice orrore soltanto nel sentire dire queste parole, dice l'ultimo segretario del PC. Io sono stato vicino a Berlinguer. Ha sottolineato appunto: io sono stato vicino a Berlinguer e non posso che sottolineare ogni differenza, direi addirittura antropologica, tra il mio segretario e il leader della Lega. C'è tutta la distanza che ci può essere tra un uomo come Berlinguer e un personaggio di secondo piano come è Salvini. Berlinguer era un internazionalista, il leader della Lega è solo un sovranista. Non aggiungo altro, e meglio siamo di fronte a una cosa incredibile, dice l'uomo della svolta della Bolognina. È inutile parlare, è indecoroso fare un parallelo. Sarebbe come disquisire sulle differenze tra Cristo e Barabba, conclude Occhetto. Ma lui è stato proprio quello, Occhetto, che ha fatto sparire il Partito Comunista, l'ha fuso assieme agli altri, quindi è lui che ha cancellato il Partito Comunista, va a dire a Salvini che è solo un sovranista, una figura di secondo piano. In realtà, caro Occhetto, Achille, caro Achille, ti chiamerò così, Salvini non è una figura di secondo piano perché da diverso tempo è il capo politico del partito più importante italiano. Ma ovviamente il livore della sinistra è chiaro ed è lampante. Intanto vediamo altre dichiarazioni sempre del mondo della sinistra che dice: Salvini ridicolo, pensiero politico e culturale scadente. È interessante, dice, questa concezione di diritti ereditari legata agli edifici. I valori della tradizione comunista non dipendevano certo dalla natura fisica dei muri, no? Sta parlando che la Lega ha messo la sua sede romana proprio in via delle botteghe oscure, dove c'era lì la sede appunto del Partito Comunista. Ma Matteo Salvini quello che dice non è perché ha messo la sede in via delle botteghe oscure, non c'entra niente. Questa è una assonanza che fanno gli uomini di sinistra. Dice sempre: i valori della tradizione comunista non dipendevano certo dalla natura fisica dei muri dove il partito veniva ospitato. La Lega non ha proprio niente da dire se si attacca ai muri. Lo dice Luigi Berlinguer, ex ministro della pubblica istruzione nei governi Prodi. Berlinguer
e D'Alema è cugino dello storico segretario del PC, Enrico. Replica con ironia alle parole di Matteo Salvini che, annunciando l'apertura di una sede del Carroccio in via delle Botteghe Oscure, dice di aver raccolto lui i valori di una certa sinistra che fu quella di Berlinguer. L'ex esponente di Partito Comunista, PDS e DS preferisce non polemizzare e rispondere a tono con ironia e un po' di amarezza per il paragone fatto dal leader della Lega. Dice: secondo me Salvini, più che un oltraggio alla memoria di Berlinguer, mi sembra dica una cosa un po' ridicola su cui sorridere. Berlinguer cita il celebre 51 verso usato da Dante Alighieri nel canto 3 dell'Inferno. Mi lasci dire, non ti curar di loro, ma guarda e passa. E poi dice, lo ripeto, non c'è sostanza nelle cose che dice la Lega, non hanno molto da dire se si aggrappano ai muri. Certamente il PC si è insediato a lungo in via delle Botteghe Oscure, ma la sinistra ha avuto e ha ovunque le sue sedi come un bisogno fisico e non certo come un'identificazione culturale o politica. Se la Lega crede di potersi far rappresentare dai muri o da un edificio, ho timore che dentro quell'edificio che ha scelto come sede ci sia un contenuto politico debolissimo. La forza del PC non era il fatto che avesse la sede nel punto A o B, ma nel fatto che c'erano pensiero, elaborazione e cultura, valori che si potevano mettere ovunque. Questa tesi della Lega sui muri indica quanto sia scadente il contenuto politico e culturale della Lega stessa. Salvini, dice evidentemente, vuole identificarsi con gli edifici e con la sostanza del significato del lavoro e della battaglia ideale. Ma in realtà la Lega è andata in via delle botteghe oscure perché dall'altra parte l'affitto era troppo alto e lì l'affitto, perché dove dovevano andare prima costava circa 6.000 euro al mese, mentre qui il costo è più basso. Quindi è andato lì non per una storia di muri che identificano un partito, ma semplicemente per una questione economica. Ma Matteo Salvini l'idea di essere l'erede di una certa politica di sinistra lo ha sempre detto, proprio perché lui va in mezzo alla gente, cosa che era tipica del Partito Comunista, che adesso nell'area di sinistra non c'è più. Quindi hanno strumentalizzato anche questa cosa della sede. E poi dice anche Morassut, dice Berlinguer anticipò la questione morale, Salvini deve restituire 49 milioni. E dice così, Salvini si paragona a Berlinguer, ma intanto, realmente i 49 milioni non sono della gestione Salvini della Lega. Matteo Salvini era nella Lega, ma non è lui che ha rubato 49 milioni, sono stati altri, quindi non si può dire a Salvini devi restituire 49 milioni perché non li ha rubati lui. Non si può colpevolizzare. Mettete che fra 3 anni ci sarà un altro segretario della Lega, no? Allora sarà colpa sua che deve restituire 49 milioni. No, questo non è corretto. Ma lui dice: Salvini si paragona a Berlinguer. Berlinguer era, tra le tante cose, il leader che anticipò la questione morale e la lotta alla corruzione dei partiti. La Lega di Salvini sta restituendo con comode rate 49 milioni di euro sottratti agli italiani per i quali è stata condannata. Così in una nota il sottosegretario all'ambiente Roberto Morassut sulle affermazioni del leader della Lega che dopo aver scelto per sua sede romana la Lega di via delle Botteghe Oscure. Ma vediamo altre dichiarazioni, vediamo un'altra qui dichiarazione che viene da Macaluso, che dice: si vergogni, Berlinguer era sinistra, era la sinistra. Ma lo sanno tutti che Berlinguer era un uomo di sinistra o era la sinistra, come molti dicono. Ma vediamo queste dichiarazioni, vediamo perché, oppure sì, vediamo queste dichiarazioni di Macaluso che dice: è una vergogna, Berlinguer era comunista, il segretario del PC, un internazionalista, uno che ha messo in marcia il paese su questioni fondamentali. Così Emanuele Macaluso, storico dirigente del PC, raggiunto dalle agenzie di stampa, si indigna per l'accostamento fatto da Matteo Salvini. Dice: ma come si fa a dire una cosa simile? Dice:
Non basta avere la sede in via delle botteghe oscure per arrivare a dire certe cose. È un accostamento indegno, dice. Salvini è un uomo della destra estrema. Berlinguer era la sinistra, il leader del PC che rinnovò prendendo le distanze dall'Unione Sovietica, un leader davvero stimato da tutti gli italiani. Quindi per questo signore Salvini è l'estrema destra. Vabbè, a parte questi commenti che sono assolutamente ovvi fatti da ex PC, io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, nella pagina Tele Italia. Grazie e buon proseguimento di giornata. Arrivederci.